fermi! Che schifo! Guardi! Non vi posso dare un attimo che chiedo un po' di agilità a questa trasmissione! Incapaci! Dov'è Prospero? Dov'è la coreografa? Prospero! Dove sei? Vieni qua! Dov'è Prospero? Che è? Sta inguattata, sta su a farsi il caffè, che sta facendo? Vabbè, non importa, bravi lo stesso, anche lei cornuto. Allora, siamo pronti per giocare con la luna azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta. Chi va a tirare la palla? Io. Ah, una donna, bene, vai Romina, coraggio. Attenzione che la palla è pesante e quindi sarà Gianni a darmi le risposte qualora Romina centrasse l'esagome. Via Romina. Bene, lemme lemme ma precisa. Arrivano gli scimmioni, caro Gianni, vieni con me. Vieni con me che gli scimmioni adesso, privi di banane, hanno però altri ordigni per le mani. Questa macchina curiosa che ti farà sentire in maniera un po' distorta la voce di un personaggio famosissimo, prego. Pronto? Mamma? Sei te? E se è tardi perché mi telefoni? Ah, ti dovevo la chiamare io? Ma non mi sto ricordando. Una leggenda. Pronto? Mamma? Pronto, mamma? Chi è? Provo? Sì. Franca Valeri. Sì, Franca Valeri. Pronto? Complimenti. Mamma? Sei te? Va bene, per le banane ci vediamo dopo. Andate, andate. 200.000 lire per la luna azzurra. Bravo Gianni, complimenti, complimenti. Cammini come il gambero te. Bene, Romina, brava, tira l'altra palla, forza, vediamo che succede per la luna azzurra che è già 200.000 lire. Guarda come tira lemme lemme, ma preda piena, brava. Andiamo, andiamo, venga con me Gianni, venga con me Gianni, guardi che belle pirate che abbiamo qua. Le piace più la pirata o il pappagallo? Dica pappagallo. Il pappagallo, c'è la Romina. Lo sapevo che l'era strano. Allora, tiriamo, tiriamo, tiriamo. R, la parola deve cominciare con la lettera R. Ah, di che? Bilico. Bilico, ritiri. Ah, questo è difficile. Deve contenere la vocale U e deve essere di 7 lettere. Ruotare. Faccia i conti che io non posso. Bravo. L'aveva detto che è mostruosamente intelligente. Bravo Gianni. Arrivederci pirata. 400.000 lire, credo che questa coppia è formidabile, quella composta da Gianni e da Romina. 400.000 lire per la luna azzurra, avanti un'altra palla. E oppela papà! Anche di spondina, anche di spondina! Poi là, le belle antropofaghe che arrivano tutte zompettanti con l'ombelico in festa, contente e gioiose di far vedere quel che è rimasto dell'esemplare che hanno appena finito di divorare. Cosa c'è lì? Alcuni oggetti. Una lettera macabra. Una lettera macabra. Chi potrà essere quello che dopo essere stato divorato ha lasciato come avanzo una lettera macabra? Un campanello. Un campanello che quando suoni urla. Ma che è? Incredibile. È incredibile. Sì, abbiamo capito, e basta. Andiamo avanti. Che altro oggetto? Un abito nero. Lungo. Chi hanno appena finito di divorare? Mortice Adams. Parababa. Sì, Mortice Adams. Che coppia. Bravo Gianni. Complimenti. Complimenti anche a Romina. 600.000 lire per la luna azzurra. Bella partita. Così mi piace. Così mattizzo. Cambio. Forza, gli amanti del liscio arrivano pronti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Che? Che? Che è successo? Gente che si dà fuoco, bonzi, c'è di tutto qua. Chi è che va a tirare? Io. Prego Andrea. Mi raccomando, faccia bella figura se vuole riconquistarla. D'accordo. Coraggio. Guarda che mazzata che ha tirato. Oh, piano, che ci servono ancora. Chi è? La maestrina, vuole avvicinarsi per vedere meglio? Venga con me, Arianna, zompettante danzatrice di discoteche. E vediamo un po', in questo puzzle scomposto, quale sarà mai l'oggetto che lei dovrà cercare di individuare? Mica è facile. È difficile, è difficilissimo. È difficilissimo, troppo difficile. Non lo indovina, non lo indovina. Lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, lo sa, non lo sa, non lo sa, non lo sa, lo sa, lo sa. Lo sa, non lo sa. Che cos'è? Mi sembra il cavalletto di una bicicletta. I?
Il cavalletto nel senso? Sì, insomma, il sedile della bicicletta. Ecco, mi sembra forse più corretto. Vediamo un po'. Bene, complimenti, il sellino della bicicletta, arrivederci Doscia Lunga. Brava, brava Arianna, 200.000 lire per la Luna Rossa, la partita si fa. Come si fa? Palpitante, palpitante, sia partecipe. Prego Andrea, coraggio. Oh, oh Andrea, e che è sta cosa? Beh, io mi devo rifare comunque, sono stato lasciato. La signorina sta lavorando. Lei è in televisione, un po' di continuo, per favore. D'accordo. Okay. Si è vestito da Marpione e viene qua. Forza, faccia da bravo. Ma guarda qua. Ehi, e che? Ma quanta forza che cova dentro di sé. Chi è? Oilà. Oilà. L'ossuto, il forzuto, il cornuto, come preferisce lei. Ha un pastore maremmano sotto l'elmetto e porta un pesantissimo cofano all'interno del quale troviamo, oibò, un ciuccio per un bimbo. Secondo lei, gioiosa Arianna, questo ciuccio pesa più o meno di 12 grammi. Vuole vederlo da vicino? No, va bene così. Cazza che è un'aquila. Quanto? Dica. Di più. Di più. Andiamo a vedere se pesa effettivamente di più di 12 grammi. Venga. Tra i 7 e gli 8 grammi. Peccato, peccato, Arianna, peccato. Arrivederci, complimenti. Complimenti per il marito. Resto tutti qua.